Bene, buongiorno a tutti, sono Stefano Frontini, consulente energetico, lavoro nel mondo dell'energia da più di 15 anni. Oggi voglio aiutarti a leggere la fattura che contabilizza i consumi di dicembre 2021 e segnalarti un'importante opportunità per fare efficienza energetica. Prima di iniziare, non dimenticarti di iscriverti al canale YouTube e mettere un mi piace al video. Se sei un titolare di un'azienda industriale, in particolare gestisci una catena di ristoranti o hotel, contattami per avere un'analisi di sostenibilità gratuita. Trovi il link per prenotarti qui sotto. Bene, continuano i forti incrementi dell'energia elettrica e del gas sui mercati all'ingrosso. Come puoi vedere da questo grafico, a dicembre il megawattora ha superato i 280 euro rispetto, quindi un incremento di quasi 60 euro al megawattora rispetto alle quotazioni di novembre. Questi aumenti sono dovuti all'aumento, ancora al forte aumento del gas, che, come puoi vedere da questa slide, ha superato 1,2 euro al metro cubo. Per darti una prospettiva storica di questi forti aumenti, ti faccio vedere quest'altro grafico che mostra la serie storica del prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica dal 2004 a oggi. Se guardi la linea arancione, nel 2021 il prezzo medio del megawattora è stato di 125 euro e confrontato con quello del 2020, vedi il forte incremento. Infatti nel 2020 è stato di 38 e anche il gas in media annuale ha raggiunto i 50 centesimi di euro al metro cubo rispetto agli 11 centesimi di euro al metro cubo del 2020. Cosa vogliono dire questi impatti, questi incrementi sulla fattura dell'energia elettrica e del gas del nostro cliente che consuma 500.000 kWh e che prima dell'incremento di questi forti aumenti spendeva circa 90.000 euro all'anno. Ebbene, la fattura di dicembre è aumentata di quasi 3.000 euro rispetto alla fattura di novembre 2021. E anche il gas per un cliente che prima di questi aumenti spendeva 35.000 euro all'anno e aveva consumi di circa 60.000 metri cubi, puoi vedere come la fattura è aumentata di 1.600 euro rispetto alla fattura di novembre 2021. Il governo ha emanato diversi decreti, si è concentrato nei mesi scorsi sulla clientela domestica. L'ultimo decreto, firmato pochi giorni fa, dà dei contributi a tutte le aziende. Ha stanziato 1,7 miliardi di euro. Vedremo nei prossimi episodi quale sarà l'impatto sulle fatture di energia elettrica e gas della tua azienda. In questo momento di forti, forti aumenti, io consiglio ovviamente vivamente di fare efficienza energetica. Nei passati episodi, ti ho consigliato diverse tecnologie che possono aiutarti a ridurre i costi energetici. Oggi voglio parlarti della Power Quality. Sistemi installati accanto al contatore principale permettono una stabilizzazione della tensione e possono aiutare a ridurre i consumi anche fino al 5% dei consumi totali. Un mio cliente che ha installato queste tecnologie ha avuto tempi di ritorno inferiori a 2 anni, senza considerare altri benefici indiretti come la riduzione dei costi di manutenzione e la maggiore producibilità dell'impianto fotovoltaico che prima dell'intervento subiva distacchi imprevisti dalla rete. Se vuoi evitare gli aumenti di questi ultimi mesi, contattami subito per fissare un appuntamento. Trovi il link per prenotarti qui sotto. Bene, questo è tutto e ci vediamo al prossimo episodio.